Non è facile sviluppare una vettura a prova di driver e di lunghi viaggi, bisogna pensare contemporaneamente a spazio, sicurezza, consumi ed efficienza. La nuova Hyundai Tucson è una sintesi di tutto questo, a cominciare dal design, che ha una linea decisamente più aerodinamica rispetto al passato. Al pari delle i20 che abbiamo già visto, la nuova Tucson segue il nuovo corso stilistico di Hyundai Sensus Sportiness, con un approccio però decisamente più futuristico. La parte anteriore infatti fa sì che a luci spente i gruppi ottici non si vedano, proprio perché sono una cosa sola con la griglia. L'aerodinamica di cui vi parlavo si nota soprattutto di lato. L'anteriore arriva ed è sviluppato fino in basso, mentre mi piace che di profilo c'è una proporzione bella scolpita che crea dinamismo. Dinamismo che viene ripreso da questa linea cromata che percorre tutta la parte dei finestrini e arriva fino al lunotto posteriore, creando una bella pinna molto cromata. Decisamente futuristica è anche la parte posteriore, che sicuramente vede del gran dinamismo dato dalle forme, ma è dominata dal gruppo ottico, che è diviso in due. La prima parte è questa linea LED orizzontale che percorre tutta la larghezza della Tucson e che poi si sviluppa in queste due virgole, non so come chiamarle, che rientrano verso l'interno, e il risultato è un design decisamente personale. Molto all'avanguardia anche gli interni, che puntano al semplice con due display, uno touch al centro della plancia e uno più piccolo che sostituisce il cruscotto. L'assemblaggio è ottimo, così come i materiali. Nella versione che ho provato io, l'Excellence, sedili e molte componenti sono in ecopelle, che si alternano a plastica morbida e componenti anche in nero lucido, che però sono un'arma a doppio taglio in quanto raccolgono polvere e ditate. Un gran lavoro sulla guidabilità di questa Tucson lo fa certamente un design così studiato, però ho detto all'inizio che un'auto per i driver ha bisogno di comodità, efficienza e sicurezza. E come tutte le Hyundai, anche questa nuova Tucson è un concentrato di tecnologia, che si nota prima di tutto nei sistemi ADAS grazie a sistemi di guida assistita chiamati da Hyundai Best in Class. L'auto riconosce sempre, in ogni contesto, anche il conducente più distratto, per esempio avvisa di tenere bene entrambe le mani sul volante, oppure agli incroci quando siamo fermi avvisa che l'auto di fronte a noi è ripartita, e in alcune versioni, questa è una caratteristica in comune anche con le Kia, le telecamere poste vicino agli specchietti aiutano il driver, che si vede comparire al posto o del contagiri o del contachilometri la telecamera, che quindi aiuta nelle manovre o soprattutto nei sorpassi ed evita quindi gli incidenti. La visibilità anteriore è ottima e questo è dovuto sia al parabrezza, che è molto ampio, ma anche alla scelta di fare una plancia lineare. Il cruscotto digitale, che tra l'altro come il display touch da 21 noni si vede molto bene grazie al Full HD, è stato posto in modo da non creare il classico solco e quindi tutta la visione è uniforme e priva di qualsiasi ingombro. Spicca poi il sistema di frenata autonoma di emergenza con JC, Junction Turning, il che significa che non solo l'auto frena automaticamente quando rileva pericolo di incidente con auto, bici o pedoni di fronte al veicolo, ma la vettura è anche calibrata per prevenire le collisioni frontali quando si svolta a sinistra negli incroci. C'è anche il controllo della trazione in discesa, attivabile o disattivabile a piacimento grazie al tasto sulla plancia, e che mantiene la Tucson, già di per sé molto stabile, ben piantata a terra anche nelle inclinazioni più scoscese. Il cruise control è ora aiutato da un sistema nuovo chiamato HDA, ovvero Highway Drive Assist. Come dice il nome, è stato appositamente sviluppato per le autostrade o comunque per le strade extraurbane dove la velocità si fa importante, e combina il Lane Following Assist, l'assistente di corsia, al Navigation Based Smart Cruise Control, che usa sensori e dati cartografici per esempio, regolare automaticamente la velocità nelle curve in autostrada o quando cambia il limite di velocità. Tra l'altro è molto semplice da attivare, visto che c'è un apposito tasto sul volante. A proposito del volante, arriviamo al dunque, ovvero al piacere di guida. Concentrato di tecnologia infatti significa anche mettere al suo agio chi guida in ogni contesto. Lo sterzo è molto preciso, il volante oltre ad essere molto piacevole da vedere e da toccare, non è né troppo pesante né troppo leggero. Tra l'altro un plauso a Hyundai che nei comandi al volante mette solo quello che serve, quindi abbiamo nella parte sinistra la regolazione del volume e i tasti per cambiare
cambiare stazione radio, per cambiare canzone. A destra abbiamo i tasti per la navigazione del menu del cruscotto digitale, poi sotto abbiamo la cornetta per rispondere o chiudere le chiamate, il cruise control e l'assistente di corsia e l'anticollisione. L'auto è, come si sente, parecchio silenziosa. L'ibrido di Hyundai a me è sempre piaciuto molto, qui è stato anche ulteriormente migliorato ed è studiato per privilegiare sempre il motore a batteria. Il risultato è che alle basse velocità si viaggia quasi sempre in elettrico, nella maggior parte del tempo comunque, e anche in autostrada si può andare per parecchio tempo in elettrico grazie alla possibilità di sfruttare il motore elettrico anche a 130 km/h, se non si preme troppo naturalmente sull'acceleratore. Il motore termico interviene invece quando si ha bisogno di un pochino più potenza, se ha bisogno di accelerare molto in ripresa, in salita o anche in autostrada, oppure selezionando la seconda delle due modalità di guida presenti sulla vettura, ovvero la modalità sport, che invece privilegia tutto il motore termico e soprattutto sfrutta tutti i 230 cavalli della vettura. In generale i consumi sono ottimi, specie per una vettura di queste dimensioni e anche di questo peso. Hyundai dichiara 5,5 litri ogni 100 km, io però sono riuscito anche a scendere e arrivare vicino ai 5. La silenziosità infine si mantiene anche a motore termico acceso, e questo è merito del cambio, che non è un ECVT e fidatevi che si sente. La cambiata è quasi sempre veloce e non si percepisce, e permette alla Tucson, anche in modalità eco, di essere molto reattiva, molto scattante. Naturalmente poi in modalità sport, come dicevo, non ci sono problemi di questo tipo. La lista di novità tecnologiche introdotte sulla Tucson è molto lunga. Oltre a quelle che ho già elencato, si aggiunge anche la Multi-Air Mode, che combina ventole dirette e indirette, tutte nascoste dal design della plancia, per permettere un continuo ricambio d'aria. Per chi volesse, poi, Hyundai nel suo ottimo sistema di infotainment ha inserito una serie di sound chiamati suoni della natura, per chi ha bisogno di rilassarsi un po'. La Tucson è quindi un'auto per i driver, è comoda, io ci sto benissimo anche dietro, è silenziosa, è tecnologica ed è sicura, e ovviamente è anche ibrida, il che la rende adatta anche in ambienti urbani. Naturalmente però solo in un contesto urbano sarebbe sprecata, viste anche le dimensioni, per cui è un'auto adatta a guidare che quasi spiace fermarsi e scendere. I prezzi partono da 33.350 € per la versione X-Tech. Ci sono altri due allestimenti, la X-Line da 35.950 € fino all'Excellence, che parte da 37.750 €. Il noleggio ha un canone di 389,23 € IVA inclusa, con anticipo di 5.862 € o di 535,73 € IVA inclusa senza anticipo.